Dubupen Editore incontra Giannino Di Stasio, narratore, saggista e firmandosi Stanislao vignettista. Autore davvero incontenibile, in effetti al suo attivo ben 24 opere, alcune vincitrici di premi letterari, altre adottate come testi di narrativa scolastica. Visto il successo, voleva riproporle tutte a Galassia oggi, però siamo riusciti a dissuaderlo. Quindi oggi presenta solo Il marito della bottegaia. Benvenuto. Grazie. Come nasce questo Marito della bottegaia? È un libro che nasce per caso. Un quotidiano, La città, nascente all'epoca, che adesso è ancora, si pubblica a Salerno, a Lecce e altre città, mi chiese dei racconti. Però dei racconti che si adattassero a dei lettori popolari, diciamo, perché il giornale è un giornale molto popolare. Ed io, ovviamente, per me fu come un invito a nozze, perché io concepisco la scrittura, scrivo delle storie con il tacito, con la tacita promessa morale che sia letto. Dovetti inventarmi un personaggio intorno al quale girare la storia. Ovviamente rivolsi l'attenzione narrativa alla provincia, la provincia degli anni 60-70, e il personaggio doveva avere un nome che di per sé già fosse la sintesi del personaggio stesso, dell'atteggiamento del personaggio. E gli mise un nome lunghissimo, Arcangelo Antonio di Massa Padura, quasi di origini nobiliari questo nome, molto lungo. Però il nome a me sembrò felice e mi obbligò a non dare il nome agli altri componenti della famiglia, cioè alla moglie bottegaia, a una delle due figlie che aiutava la moglie in bottega e all'altra figlia studenta. In effetti Arcangelo Antonio è un provinciale. È un provincialotto che non ha molte cose da fare perché provvede tutta la moglie a far bisogno della famiglia e lui passa il tempo tra il circolo così in casa e i soliti servizi che un provinciale che non ha nulla da fare fa, però vive le sue avventure, nel senso che va sempre alla ricerca di vivere un'emozione, un'avventura, e poi purtroppo il caso vuole che questa avventura non si verifica mai. In effetti lei racconta delle vicende paradossali in cui il povero marito di questa bottegaia cerca dei palpiti erotico-sentimentali, delle variazioni tematiche, oltre la prevedibilità di quella che è la vita di provincia. Ma ogni volta che la concretizzazione di quell'emozione sembra avvicinarsi, si rivela praticamente una beffa, insomma, dovuta al fraintendimento degli eventi. Nulla è mai come sembra, sempre, o è una cosa circoscritta al suo personaggio? Arcangelo Antonio Massa Padura vive come credo che vivono tutti gli uomini, lo porta a creare un'occasione, però poi si conclude nella camera buia che si ritrova la moglie e quindi quella che doveva essere una grande emozione erotica sentimentale finisce con l'essere un padre. Però nel racconto non è detto se la moglie a sua volta anche lei potesse desiderare un'esperienza del genere. Perché queste novità emotive sono così inafferrabili? Non è che sono inafferrabili, le emotività esiste nel momento in cui la si pensa, non nel momento in cui si verifica, cioè vale a dire quando un fatto è successo l'emotività è finita, è tutta nella costruzione psicologica, volontaria o involontaria che sia, che si vive questa emotività, ma non è nel fatto in sé. Lei stuzzica il lettore al divertimento invitandolo ad un sorriso, in realtà agrodolce, di fronte ad una realtà che appare sostanzialmente sfuggente e profondamente deludente. Cioè, non crede che sia un po' avvilente proporre questo scompenso che in fondo è sempre beffardo tra programmi e ciò che poi realmente accade? No, non lo è a mio modo di vedere. Ripeto, perché entra tutto in un fatto narratologico, ma l'emotività in sé la vive l'uomo in genere, la vive nell'animo, non la vive nei fatti che accadono. Quindi i fatti che accadono possono essere occasionali,
possono essere negativi, ma non è che è positivo se raggiunge quell'obiettivo suggerito dall'emotività. No, ho ripensato dall'emotività. E lei ha mai cercato qualche evasione dalla quotidianità, un po' alla maniera di Arcangelo Antonio? Beh, per la legge della privacy. Meglio non rispondere. Non dovrei rispondere. No, meglio, non dovrei rispondere. Però le dico, ripeto per l'ennesima volta, che queste emotività si negano. Ci dà un assaggio del marito della bottegaia? Beh, ci vogliamo riferire, già l'abbiamo detto, alla prima avventura magari. Quella lì che lui cercava un'evasione attraverso degli annunci sui giornali. Le figliole se ne erano accorte, quindi avevano costruito di nascosto e tutto. Una serie di circostanze portano a realizzare, secondo lui, questo fatto. Però poi si ritrova, come detto prima, la moglie in camera buia, questo è tutto studiato dalle figliole. E non so se è stata una delusione o no, comunque l'emotività l'aveva realizzata, sì. Voglio dire, ma non è quella. Nel suo libro c'è molta ironia ed anche decisamente tagliente. Si dice degli umoristi che poi nella vita privata siano meno frizzanti di quanto si possa poi credere. È vero? Cioè Di Stasio in realtà è soporifero? Beh, devo dire subito che ho la battuta facile, e non solo la battuta ma anche il taglio della vita. Cioè, mi spiego, per me la quotidianità vista nelle sue piccole cose è ridicola. Cioè, mi suggerisce il sorriso, e le posso dire che il fatto di avere la battuta facile, il fatto di inquadrare tutto in un modo meno tragico del minuto di ritardo del pullman, per dire, o roba del genere, mi mette in una condizione che io non vado alle riunioni condominiali per non far arrabbiare i condomini, perché quei discorsi che sembrerebbero da cassazionisti a me invece appaiono, perché le storie vere invece, quelle si vivono nell'animo, non si vivono nella... Lei si immagina quando è ridicolo il frac per le grandi occasioni, o quando sia, tra virgolette, ridicolo le sentite condoglianze. Vero. Cioè, voglio dire, le cose serie si tengono nell'anima e non vengono esternate in un modo così, perciò penso di essere assolutamente non pesante. Lei ha al suo attivo 23 opere, alcune abbiamo detto già vincitrici di concorsi letterari come il premio d'Orso per la letteratura e lo Spugnizzo d'Oro, e poi con il marito della bottegaia siamo a 24. Quando pensa di fermarsi? Veramente, ogni libro per un autore è come un figlio. Io sono molto prolifico come padre di libri scritti. Beh, 24. E quindi è nato un nuovo libro, Napolitamo, diciamo così, una parola con l'accento sull'A, perché io amo Napoli, quindi è controcorrente. È una voce fuori dal coro per una città che oggi è difficile amare, ma ancora più difficile non amare. Cerco di sminuire queste pregiudizi nei confronti di questa città, che non merita questo affronto continuo offensivo da parte dei denigratori, al di là della realtà che esiste. Effettivamente è un po' difficile amare Napoli di questi tempi, tra imbrogli, politica, monnezza, insomma. Se io amo Napoli, siamo in due, io e Napoli, ci amiamo, e uno dei due passa un guai, come si dice a Napoli. Che fa l'altro? L'abbandona? Non credo. E dire di no. L'amore non guarda, diciamo così, queste risorse. Cerca di attutire invece questi preconcetti, perché qua c'è gente che parla di Napoli, giudica Napoli, senza essere mai venuta a Napoli. Questo libro, che ricostruisce anche pezzi di storia della città, proprio per dire, prima che parlate di Napoli, pensateci un attimo. E tra i tanti cliché che ingabbiano Napoli o la napoletanità, qual è quello che lo fa irritare di più? È la napoletanità che gli altri danno alla città, non quella che viene da Napoli, quella che danno gli altri, fatta di pregiudizi, preconcetti, percezioni, abitudini a parlare male, eccetera. Questa è la cosa che mi dà molto fastidio. Giustamente. Grazie. Io la ringrazio tantissimo. La ringrazio io.